questa che in gergo chiamiamo, diciamo, la condizione legale che riguarda oggi il contante riguarderà anche l'euro digitale. Quindi ci sarà, come c'è oggi, per l'euro in contanti, anche per l'euro digitale una, diciamo così, un obbligo, salvo eccezioni, di utilizzo. E questa è una garanzia per tutti, perché, ripeto, non credo che nessuno voglia vivere in un mondo in cui la moneta è appannaggio di privati o di valute più o meno affidabili, più o meno segrete, che hanno dimostrato, tra l'altro, negli ultimi anni di essere anche molto pericolose per i risparmiatori e di essere uno strumento anche per organizzazioni fraudolente e talvolta criminale.